Come vede il futuro della consulenza finanziaria indipendente in Italia? Ma questo lo vedo molto bene perché tende a presentarsi ai clienti con un forte carico di trasparenza e soprattutto l'interesse a fare il bene del cliente, non diciamo della casa che rappresenta, il che non è una demonizzazione di quelli che non sono indipendenti, però è un elemento in più nel sistema italiano che secondo me aumenta la fiducia poi in prospettiva di questo tipo di questo tipo di mestiere. E questo migliora in generale il rapporto tra gestione efficiente del risparmio e risparmio stesso, cosa che storicamente in Italia non c'è. E quali criticità intravede nell'ordine geopolitico mondiale attuale? Beh, è una situazione molto pesante perché la più grande turbolenza è tra Stati Uniti e Cina, dove non c'è un problema di economia in realtà, ma c'è un problema di competizione tra imperi, tipo Roma e Cartagine, che finirà con la fine dell'uno dell'altro, con molte tregue. E quindi il vantaggio per l'Europa e allo stesso tempo lo svantaggio è che gli Stati Uniti hanno bisogno di fare una massa critica per restare più grandi della Cina. Però nell'alleanza con l'Europa devono fare un trattato commerciale simmetrico, cioè significa io sono un mercato aperto, ma anche tu devi diventare aperto. E per gli europei questo è un enorme problema, perché c'è molto protezionismo. Non so, gli agricoltori in Francia, se si seguissero le raccomandazioni americane, farebbero una rivolta. E poi c'è il problema della Germania che spera di poter restare neutrale in questo conflitto tra America e Cina per mantenere l'accesso ad ambedue i mercati. E questo sarà impossibile restare neutrali e questa ambiguità sta creando delle complicazioni che non promettono molta stabilità nel sistema mondiale complessivo. E concludendo, l'Italia cosa dovrebbe fare per rilanciarsi? Cambiare governo.